Amici e amiche di Attila Games, come sempre, ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui oggi con City Skylines. Allora, l'ultima volta c'eravamo. Un attimino che continuiamo i nostri progetti di abbattimento. Allora, oggi vorrei fare la metropolitana, almeno vedere se vale la pena farla. Vediamo un attimino, eh. Potremmo fare tipo metropolitana. Potremmo tipo. Beh, ci spostiamo un po'. Partire di qui, fare una fermata qua. Una quassù. Una qua e ci siamo, insomma, vediamo dai. Allora. Una la cazzo qua. Tanto denaro comunque ne abbiamo. Una la cazzo qua. Una di metterne una qua. Sì, dai, qui così dovrebbe andare bene. Ok. Cazzo se costa, però dai, neanche troppo. Dovremmo farcela. Vacca troia. Sapevo di andare a spendere un po', però vabbè, dai. Porca puttana, sto cazzo di martello pneumatico. Allora, disegna le linee, vai cliccando sulle stazioni, che disegna la linea from the departure station to the terminal station and back as a train line. And back at the train needs to be circular. Station needs to be connected with tunnels. Vediamo se. Tac. 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 Là. Perfetto. Potremmo fare anche la linea al contrario, volendo, ma. Tanto è circolare, mi sembra possa andare bene, dai. E questo è quanto, e questo è quanto. Abbiamo fatto anche la nostra metro, ora dobbiamo. Piove. Ora dovremmo essere sicuri di rientrare. Però guardate qui i nostri. C'è anche la gente che la usa. Vediamo. A manetta la usano, eh. Dai, dai. Grande, 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 vediamo cosa trasporti. Come la mettiamo adesso? Ancora nessuno la sta usando, qui la nostra metro, sì, eccola che parte. Forse riduciamo un po' il traffico, si spera. Ci sono anche diversi treni, due, tre treni abbiamo, tre. Tre treni che circolano, va bene, va bene. Bene così, dai, con quello che è costata, speriamo abbia la sua efficienza, se non altro. Va bene. Allora, qui nuove aree abitative perché c'è un sacco di richiesta. Non ci sono abbastanza lavoratori educati, ho capito. Licenziane qualcuno.
Qualcuno la mia università ne sta sfornando, però, insomma, devi anche aspettare che si impegnino. Qui invece la stazione del treno, se tipo la mettessi. Non ne vuol sapere di girarsi, sta stronza, eh. Boh, vabbè, quanto costa? 45.000, porca puttana. A parte che ci entrano abbastanza velocemente i soldi. Vediamo un attimino una cosa di. I trasporti ci entrano 811 e ce ne escono. Beh, siamo in perdita con i trasporti. Puttana, 1157. Vacca troia. Dai, speriamo. Io metterei le tasse un po' agli uffici. Che dite? All'11%. Ok. Al 10 anche questi. 10, 10, 10, 9. Facciamo 10 anche qua. Mettiamo un po' di tasse dappertutto. 11 e 12 qua, perfetto. Income from money spent by tourist. Ok. Porca, di turismo siamo proprio poveracci, eh. Vediamo dall'industria e dagli uffici cosa abbiamo. Uffici di livello 2. Allora, dalla foresta un sacco arriva, eh. Un po' dal farming. Gli uffici, poco niente. Dalle zone commerciali di livello 2, alta intensità anche. Buono, buono. Low density di livello 3, tanto. High density di livello 3. Ok. Anche gli uffici, dai, qualcosa fanno. Le uscite invece, cos'è che esce tanto? L'istruzione esce tanto. Vabbè, ma a livello economico siamo messi benissimo, ragazzi, cioè non lamentiamoci. Questi sono i budget, ok, che lascerei così invariati per ora. The number of metro trains available set by budget, ok. Riduciamo un attimino, riduciamo il budget della metro e anche quello dei trasporti, perché tanto non è che vengono usati più di tanto, no, tanto un po' meno. Ok, vai anche col trasporto, tac, perfetto. Ok, il resto lasciamo così. Prestiti non ne abbiamo bisogno. Pyramid Capital 200.000, ma non ne abbiamo proprio bisogno, non ne abbiamo. Siamo messi direi più che bene. Ok, qui le fabbriche, l'industria continua a chiederci il lavoro. Allora, ragazzi, ci espandiamo anche di qui. Andiamo con l'industria di qua, andiamo. Strada doppia corsia. Allora, da cosa? Che cazzo dici? Perfetto. Allora, mi faccio vedere. Che cazzo è qua? Ok, così piante, che così olio tireremo fuori, va bene. Tac, tac. Anche di qua.
Perfetto, poi non mi ricordo com'è che si faceva, dovevo disegnargli l'area, possibile. Rammento, sì, da qua. Disegniamo i distretti, allora così, tutto bello, tutto bello. Ok, qui è forestale e di là sarà olifero. Farming, ore, cazzo, generic, industry, forest. A posto. Qui sarà sviluppo forestale. Ottimo, ottimo. Dato che l'industria c'è grossa domanda, noi le accontentiamo. Noi li accontentiamo. Per il resto, allora c'è da battere un po' anche qua. Non so perché, sperando che crescano più condomini. Guardate quanti soldi stiamo facendo. È aumentato un po'. I turisti, dobbiamo aumentare il turismo in qualche modo. Come si aumenta il turismo, ragazzi? Ma però invece non capisco. Come mai non me lo fa appoggiare? Sì, dice che serve la strada, però boh, non capisco davvero. Che è sta roba? Troppi pochi servizi? Che rompicoglioni. Cosa? Vogliono già aumentare i servizi, ragazzi. I servizi sono questi, sono il trasporto. Ok, non ce l'avete, ma vogliono tutti il biglietto, vogliono tutti l'autobus. C'è la stazione della metro qui attaccata, dai. Gli altri servizi non me ne vengono in mente, per loro sì, i treni, ho capito, però non me li fa fare sto figlio di buona donna. Proviamo adesso, se io invece volessi ad esempio attaccare. Ah, qui attaccato alla strada me lo farebbe fare. Ok. Problema che il treno passa di là. E c'è davanti l'autostrada. No, il deposito dei treni merci non sarebbe male. Non sarebbe affatto male se collegassimo i treni. Questo qui giallo cos'è invece? Le barche? Tipo collegassimo i trenini ciuf ciuf di qui da qualche parte. Non sarebbe affatto male. Proviamo allora a costruirci lo scalo merci, ma poi è un casino portarlo di qua. Boh, vabbè, aspettiamo un attimo, allora espandiamoci un attimino di più. Fammelo attaccare che sennò divento matto. Ok, va bene. Facciamo che così, una piccola area commerciale, così un po' di uffici che non guastano mai. E per ora siamo a posto. Soldi a manetta, benissimo. Ah sì, l'acqua qua non gli ho portato, giustamente. In realtà gliel'avevo anche portata, solo che non arriva dappertutto. Ok, fatta. Fatta dappertutto. Avanti Italia. Qua abbattiamo questo.
Oddio, altra roba non mi sentirei di fare ora come ora. Ma qui perché sono già viaggianti. Arca miseria. Dovrebbero espandersi, sti qua. Facciamogli passare la stazione. Facciamo due fermate dell'autobus e gli facciamo passare la linea. Prendiamo una nuova linea, allora che passi di qui. Diciamo qui le stradine, ok. Casualmente che passi davanti alla nostra amata stazione del metrò. Ok, perfetto. Com'è che avevo fatto a cambiare line over view? Eccolo qua, ok. La bus line number 4 mi cambi il colore, per favore, mi fai il verdino così, dai, almeno. Ok. Meglio, speriamo che vada per il verso giusto. Le industrie vogliono andarsene. Ok, abbattute, qui ci sono quelle nuove. Sono veramente gli facciamo il treno, eh? Stazione merci, il treno merci che gli passa a fianco, però bisogna farlo passare anche sull'acqua, quindi costi a manetta, costi ingenti. Costi ingenti, quando è che saliamo? Ah, proprio tra poco saliamo a 12.000 abitanti. Qui i lavoratori stanno arrivando piano piano. È un bel casino collegargli il treno con la strada. Ok, potrei fare la stazione che poi qui c'è, sarebbe il molo per le navi, per le barche? Sì. Così sembra, se non altro. Manca l'acqua. Ma va. Ok, posto. E acqua fu, e acqua fu. Allora, altro. Ma altro, in realtà no. Bene, qui le case stanno arrivando, è forte che arriviamo 12.000. Ok, eccoci qui, Big City, addirittura Big City. Ci dà una nuova area, 2 km per 2. Il water don't want to pump rose 700 bottles, sì, esatto. Con il water treatment riduciamo l'inquinamento della città. Purifica l'85% dell'acqua. Il crematorio, ma è bellissimo, sta vignetta, ve la leggo. Il nuovo metodo, il metodo moderno per processare i defunti è attraverso l'uso dell'energia termica. Casualmente salvi anche spazio. Niente male, niente male. Achievement. Unique building, ok. Al football potremmo farlo. Sì, quell'altra che potremmo fare, scusate, perché i cimiteri non muoiono, quindi per ora non ce la sentiamo di farli. Che maroni. C'è qualcosa che ci stiamo avvicinando. Sì, dai, su alcune cose ci stiamo avvicinando, dai, per fortuna, perché stavo un po' iniziando a demoralizzarmi.
Ah, grande, che bello costruire l'aeroporto, ci andrà via un bel po' di tempo. Il tax office, bello. Dobbiamo costruire il water treatment, che tra poco lo costruiamo. Tre cose di acqua, di scarico dell'acqua e un megawatt sarebbe, sì, di energia elettrica, siamo 256. Il crimine anche siamo. Sì, ma sono tutte. In realtà, boh, è tutta roba che noi non. Essendo. Vedete? C'è qui anche la corte. C'è dove. Il tribunale ci dice di avere un rate crime di almeno il 50%, ma noi ce l'abbiamo a 7 perché siamo bravi. Big City, qual è il prossimo? Ah? 15.000, Grand City, Solar Power Plant, bellissimo. È il terzo prestito. Quindi 15.000 ci arriviamo presto. Non dico in questo episodio, ma ci arriviamo presto. Allora, abbiamo sbloccato, vi faccio vedere, per le acque reflue. A parte l'incineration plant che già ce l'abbiamo. Quanto costa? 15.000 costa. Allora fa solo rumore, inquina poco un cazzo. Andrà messo immagino nell'acqua. Cioè, potremmo tipo metterlo qui così. Eccolo qua, gli colleghiamo l'acqua, se non è, immagino gli andrà collegata la tubatura, così. Voilà. Ah, anche energia elettrica, ok, perché non ne arriva niente. Posto. Collegato, sì, perfetto. Ragazzi, ci sarebbe anche la diga. Più tanti altri, la centrale anche nucleare, bellissimo. Bello, bello. Questa che va a olio, meglio di no. Questa che va a carbone, meglio ancora di no. Ma la diga sarebbe interessante. Flow water is an infinite source of kinetic power. Find a strong current in a river and build a dam to access. Una grande corrente. Se tipo chiudessi qui. Track. Va tutta di qua in realtà. Quindi dovrei chiudere qui dove scarica. Vedremo come farla la diga, dai, perché qui non c'è corrente, qui ce n'è tanta invece. Qui sulla curva in particolar modo. Se noi tipo tirassimo. Ah, doveva arrivare dall'altra parte, giustamente, giustamente. No, ma che me l'hai buttata lì? No, dammi i tuoi soldi. Sì. Che mi fotti i soldi così, brutto infame. Giustamente dovrebbe essere chiusa da entrambi i lati. Va bene, la diga aspetterà. La diga aspetterà. Allora, cos'altro? Via questo. Via questo. Via questo. Scusate, secondo i miei calcoli qui dovrebbe arrivare il corrente, si sì, li sta arrivando. Operating normally, perfetto, perfetto. Inquiniamo anche meno, siamo bravissimi, siamo virtuosi, virtuosi. Siamo virtuosi, così ci mettiamo ancora qualcosina per le unità commerciali. Stiamo guadagnando a palate, ragazzi, a palate. Grazie alla metro, penso proprio di no. No, appunto. Però.
Vabbè, abbiamo aumentato le tasse, abbiamo ridotto il numero di autobus che girano. Quindi è anche normale. Asfaltiamo qua. L'industria non c'è grande richiesta per ora, qui fanno crescere le loro foreste, bene, poi andremo con l'olio. E va bene, dai, io direi ragazzi che per questo episodio possiamo anche salutarci qui, come sempre vi invito a lasciare un like, a condividere per supportare il canale e la serie, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, qui c'è una colonna fottuta. Vacca e boia. Vabbè, dai, tanto lì, qui chi se ne frega se c'è un po' di fila all'ingresso. Faremo i treni, faremo i treni. Attenzione, sta bruciando. Brucia il mondo. Oddio, sono bruciate le foreste. Madonna, qui attacca tutto fuoco. Vediamo se sono, beh, sono abbastanza efficienti i nostri pompieri. Vi dicevo, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like e condividete. Lasciatemi anche una vostra opinione, un vostro consiglio qui sotto nei commenti. I nostri pompieri stanno ben spegnendo, bravissimi. E nulla, ragazzi, a me non mi resta che salutarvi, come sempre, darvi appuntamento nei prossimi episodi. Un cordiale saluto da Attila Games.